Come scritto sulla slide, sono Enrico Nardelli, Università di Roma Tor Vergata e direttore del Laboratorio Nazionale Informatica e Scuola. E l'argomento del mio, diciamo, relazione di oggi è, diciamo, questo su relazioni tra cultura digitale e didattica dell'informatica, quindi importanza dell'insegnamento dell'informatica nella scuola e discussione sul perché l'informatica è una disciplina importante da insegnare appunto nella scuola. La scuola è il luogo dove si preparano i cittadini e quindi perché è importante preparare tutti, da dove deriva questa rilevanza. Inizio subito con una precisazione che può sembrare superflua, però diciamo, è sempre bene ripercorrere le basi, soprattutto diciamo, in un'area così tutto sommato nuova rispetto a discipline più tradizionali, che è quella dell'informatica e del digitale. Allora, il termine digitale indica in generale tutte le tecnologie basate su computer, quindi tutte quelle tecnologie che si sono grosso modo evolute negli ultimi 70 anni, e il mondo digitale potete pensarlo come un'evoluzione di mondo industriale. Diciamo, quando pensiamo al mondo industriale, pensiamo alla rivoluzione industriale, e così come c'è stata una rivoluzione industriale, c'è in atto una rivoluzione digitale. Non so se qualcuno di voi ricorda che appunto, diciamo, nei primi anni del Novecento si parlava di società delle macchine, proprio perché la rivoluzione industriale aveva portato macchine dappertutto. Adesso parliamo di società digitale, ovvero società di macchine digitali, o come le chiamo io, e spiegherò più tardi perché, società delle macchine cognitive. Ora, dal punto di vista del grande pubblico, quando si pensa al digitale si vede sostanzialmente questo: la parte emergente dell'iceberg. Si vedono le applicazioni del mondo digitale in tutti i vari settori, diciamo, qui ne ho elencato qualcuno: la produzione, i servizi, la comunicazione, ma c'è anche tutto il mondo delle interazioni sociali che è sempre più digitale. Quindi è quello che noi vediamo nella vita di tutti i giorni in termini di dispositivi e di sistemi che giornalmente utilizziamo. Però, come diciamo, in ogni iceberg che si rispetti, sotto questa, diciamo, parte emergente c'è una parte ancora più importante che gli dà fondamento, gli dà stabilità, che è prima di tutto la parte relativa all'ingegneria, quindi il come si realizzano quei dispositivi e quei sistemi che tutti utilizzano. Quindi qui troviamo concetti tipo l'hardware, il software, le reti, il livello della tecnologia con cui realizzare queste cose, che è un livello che abbiamo visto si evolve velocissimamente. Insomma, tutti noi ci ricordiamo un mondo in cui non c'erano gli smartphone, un mondo in cui non c'erano le reti sociali, un mondo in cui non c'era la rete, non c'era la posta elettronica. Ma ancora più sotto c'è il vero fondamento, che è il fondamento scientifico, cioè il livello in cui si elaborano, si studiano, si conoscono i concetti fondamentali della disciplina che poi permette a livello ingegneristico di costruire quei prodotti che tutti noi utilizziamo. Quindi qui si parla di cose tipo dati, algoritmi, automi, programmi, coordinamento e così via. Così come, per dire, non so, in fisica questo è il livello in cui si parla di massa, di forza, di gravità e così via. Quindi sono i principi. Allora, da questo punto di vista, come dire, essendo l'informatica una disciplina giovane, c'è abbastanza equivoco, incomprensione su cosa sia davvero l'informatica. E io richiamo la definizione che uso, diciamo, a scopo divulgativo, avvertendovi che, diciamo, non è una definizione univoca, non è come l'enunciato del teorema di Pitagora. È una formulazione che però mette, diciamo, i puntini sulle i su tutti gli aspetti importanti, perché sono i tre termini che sono tutti fondamentali per caratterizzare l'informatica. Il primo è il termine elaborazione. Elaborazione è processamento, trasformazione, e in questo caso si parla di trasformazioni che devono essere attuate, cioè effettivamente realizzate in modo deterministico in un tempo finito da parte di un agente. Deterministico vuol dire che io quando le faccio, come dire, faccio sempre la stessa attività e il tempo per farle deve essere finito, diciamo, non, diversamente dalla matematica in cui si manipolano anche oggetti infiniti. Nell'informatica, diciamo, bisogna necessariamente lavorare in un tempo finito. Secondo termine importante è il termine automatica, perché mette l'accento sul fatto che queste trasformazioni
devono essere fatte in modo meccanico, come appunto un orologio in cui, diciamo, le rotelline girano senza l'intervento dell'uomo, una volta che, diciamo, che l'orologio ha la carica, va avanti per conto solo. Terzo termine fondamentale è rappresentazioni, e io uso qui rappresentazioni invece che il più usuale dati o l'ancora più usuale informazioni. Molti, diciamo, avranno sentito l'elaborazione automatica dell'informazione, perché voglio mettere in rilievo proprio quello che c'è scritto accanto a rappresentazioni, cioè che sono segni senza un significato intrinseco, mentre quando parliamo di dati o quando parliamo di informazioni, questo, diciamo, ha appunto un'importanza, ha un significato intrinseco. Non so, se parliamo appunto dell'informazione relativa, non so, cosa ha fatto l'Italia nell'ultima partita di calcio, quella è un'informazione. Qui invece si parla di rappresentazioni, e riprenderò questo aspetto del significato. Sintetizzando, quindi, l'essenza concettuale dell'informatica è un meccanismo che esegue istruzioni di cui non conosce il significato, perché le istruzioni che esegue l'elaboratore, l'automa, il calcolatore, non hanno un significato intrinseco, come la rotazione di una delle tante rotelline che stanno in un orologio che fa ruotare la lancetta dei minuti. E vengono elaborati in questa elaborazione segni, cioè dati, di nuovo, il cui significato è di nuovo non conosciuto, non è intrinseco, sono numeri, usualmente, diciamo, il binario, numeri 0 e 1. Questa elaborazione avviene in modo completamente automatico, cioè senza intervento umano, e totalmente meccanica, quindi inconsapevole, disincarnata, avviene, insomma, nel silicio, avviene con l'elettronica, senza libero arbitrio. L'elaboratore fa quello che deve fare, a parte di meccanismi che noi comunque gli possiamo dare, che sono meccanismi di randomizzazione, cioè elementi casuali. Noi possiamo comunque in questo percorso definito metterci degli elementi casuali e dire a un certo punto: oh, beh, devi fare una certa cosa, ma la puoi fare con una certa variabilità. Ma comunque l'abbiamo progettata noi, diversamente dal libero arbitrio che abbiamo in noi, che è una nostra capacità di essere umani. Io nel mio libro La rivoluzione informatica ho caratterizzato questo aspetto come un aspetto di elaborazione, diciamo, automatica, meccanica, senza avere consapevolezza di quello che si fa, ma che ottiene il risultato di replicare funzioni cognitive tipiche dell'uomo, e per questo le ho chiamate macchine cognitive. Perché questo? Perché la elaborazione di queste rappresentazioni era qualcosa che fino a poco tempo fa faceva soltanto l'essere umano. Diciamo, la cosa più banale sono le operazioni aritmetiche che potevano essere fatte soltanto dalle persone o da calcolatrici meccaniche o elettromeccaniche guidate dalle persone, cose più sofisticate, tipo mettere in ordine dei numeri, delle parole. Anche queste potevano essere fatte in una qualche misura da meccanismi meccanici o elettromeccanici guidati dall'uomo, ma se andiamo per esempio su cose più sofisticate, tipo la funzione che usiamo giornalmente per capire come andare da un certo posto a un altro posto, queste sono, cioè, che è la ricerca del percorso minimo, questa è una funzione cognitiva che era tipicamente riservata alla persona che sulla cartina calcolava gli itinerari e trovava il percorso minimo. Quindi i sistemi informatici li definisco macchine cognitive perché sono arrivati a un livello di manipolazione di rappresentazioni che è quello tipico dell'essere umano. Ma, e qui torniamo al problema del significato, questi segni che sono elaborati dalle macchine, dai calcolatori, rimandano significato solo per interpreti umani, cioè non c'è una comprensione intrinseca del significato, così come l'orologio non sa se l'angolo della lancetta corrisponde alle 2 del pomeriggio, così il calcolatore non sa che quella sequenza di bit corrisponde a un certo significato. Questo è qualcosa che spesso ci dimentichiamo, ma è vero anche in una certa misura per noi esseri umani, perché che cosa accade? Qui vediamo, da un lato, la rappresentazione diciamo, di un cavallo, quindi del concetto di cavallo, dall'altro, scusatemi,
una sua possibile rappresentazione in tre diversi linguaggi. Quindi sono delle sequenze di caratteri che in tre diversi linguaggi si riferiscono, esprimono il cavallo. Ora, il legame tra ognuna di quelle sequenze di caratteri e diciamo, l'oggetto, il concetto stesso, non è data dalla natura, come diciamo, la forza di gravità, tanto per fare un esempio, è una convenzione che viene stabilita da un interprete, un osservatore, meglio, da una comunità di interpreti, da una comunità di osservatori che sono concordi nel dire che quella sequenza di segni corrisponde a quel concetto. Questo, diciamo, è il fondamento dell'utilizzo del linguaggio nella società umana, ma dal punto di vista invece delle macchine digitali non c'è nessuna convenzione di questo genere perché le macchine tra di loro, diciamo, non si parlano, se si parlano solo nella misura in cui lo consentiamo noi e non esiste una comunità che conviene su che cosa debbono essere certe rappresentazioni di sequenze di bit. Quindi è importante rendersi conto che quando le macchine digitali, quando le macchine cognitive elaborano sulla base delle istruzioni che noi gli diamo, di cui loro non sanno il significato, elaborano questi segni sono manipolazioni, diciamo, queste elaborazioni sono manipolazioni puramente meccaniche, che però alla fine per noi producono un certo significato. Da questo punto di vista, l'informatica può essere caratterizzata come un linguaggio, e ho messo le virgolette perché è un linguaggio come strumento culturale, un linguaggio fondamentale, ovvero il terzo linguaggio fondamentale, dopo la lingua che è il linguaggio, ovvero il meccanismo che permette di stabilire relazioni sociali. Sappiamo che, diciamo, la ricchezza delle relazioni che sono nelle società umane dipende fortemente dal linguaggio, tant'è che si può vedere nel mondo animale che quanto più il linguaggio inteso in senso generale, perché non è parlato, ma può essere fatto di segnali chimici, può essere fatto di movimenti, tanto più il linguaggio di una comunità di animali è sofisticato, tanto più la struttura sociale è sofisticata. Quindi la lingua permette di stabilire relazioni sociali. La matematica, di nuovo, linguaggio in senso generale, come strumento, come diceva Galileo Galilei, è il linguaggio in cui è scritto il grande libro della natura, è ciò che ci permette di parlare in modo preciso di quantità, altrimenti potremmo dire soltanto niente, poco, tanto, tutto. Invece con i numeri, le manipolazioni dei numeri possiamo essere molto precisi. E l'informatica è il terzo linguaggio fondamentale perché ci permette di parlare dei processi automatici di elaborazione di rappresentazioni, laddove la matematica è, diciamo, in un certo senso parla più delle relazioni statiche, l'informatica parla più di relazioni dinamiche. E qualcuno, diciamo, dei miei colleghi internazionali ha, come dire, formulato delle ipotesi più, anche più, come dire, ambiziose. La prima è, che trovate scritta qua è Bernard Chazelle, un informatico teorico di origine francese che adesso lavora a Princeton, che sostiene che l'informatica sarà per le scienze di questo secolo quello che fino al secolo scorso sono state le equazioni differenziali. Sapete che con le equazioni differenziali noi siamo riusciti a far fare un passo enorme a tutte le scienze naturali perché ci permettono appunto, non so, di mandare l'uomo sulla Luna, ci permettono di costruire tecnologie estremamente sofisticate. Senza questa matematica sofisticata non avremmo potuto raggiungere questi traguardi. Secondo Chazelle, per le scienze del XXI secolo servirà usare anche il linguaggio dell'informatica. Attenzione, questo non è una sostituzione, è un'aggiunta. La seconda citazione è Brian Arthur, un economista, che ha argomentato che le teorie scientifiche verranno espresse come processi informatici perché i processi informatici permettono di modellare meglio quello che accade per alcune scienze come reazione agli eventi e interazione col contesto. In questo caso, un esempio paradigmatico è quello della biologia, perché nella biologia gli organismi reagiscono agli eventi e interagiscono col contesto. Qualunque organismo ricerca
ricerca il cibo e sfugge dai pericoli, quindi c'è una azione e reazione che è un qualche cosa che viene naturalmente espresso mediante il linguaggio dell'informatica. È molto più difficile esprimerlo mediante il linguaggio della matematica, tant'è che appunto nella biologia la congiunzione tra informatica e biologia ha dato luogo a una disciplina nuova che è la bioinformatica, che ha fatto fare diciamo, al modellamento formale quantitativo diciamo, dei processi biologici, diciamo, dei salti che non erano stati possibili fino a che venivano utilizzati soltanto appunto, modelli matematici basati su equazioni differenziali. Di nuovo ribadisco che questo non vuol dire non usare la matematica, vuol dire che a fianco della matematica, che rimane insuperabile per certi tipi di descrizioni quantitative, c'è uno strumento aggiuntivo che è quello dell'informatica. Sempre nel mio libro ho considerato questo aspetto qua anche dal punto di vista dell'impatto sociale come una rivoluzione nei rapporti di potere, in particolare la terza rivoluzione dei rapporti di potere, ripercorrendo la prima rivoluzione dei rapporti di potere che è avvenuta verso la fine del 1400 con l'invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg. Perché questa è stata una rivoluzione dei rapporti di potere? Perché fino a quel momento il potere era legato alla persona che aveva la conoscenza. E quindi se tu avevi conoscenza, eri maestro in un certo settore, non c'era altro modo per acquisire questa conoscenza che andare nel luogo dove tu insegnavi. E le università intorno al 1100 sono nate esattamente perché gli studenti, diciamo, quindi i giovani che sono sempre quelli più desiderosi di imparare, si muovevano in giro per l'Europa seguendo i maestri. Arriva Gutenberg, inventa la stampa a caratteri mobili e a quel punto il libro stampato rompe il potere dell'autorità perché non è più necessario stare in un certo luogo in un certo momento, basta leggere il libro che il maestro ha scritto. Questo determina tutta una serie di conseguenze di portata impressionante, perché a causa diciamo, dei libri che vengono stampati, e nel giro di 3 secoli se ne stampano circa 800 milioni, si diffonde cultura non soltanto giuridico-economica, ma anche scientifica e tecnica. E questo dà luogo alla rivoluzione dei rapporti di potere, che è la rivoluzione industriale nel 1700. Sapete bene, diciamo, c'è l'invenzione delle macchine e queste macchine permettono all'uomo di fare cose che prima non poteva fare e quindi viene rotto il potere della natura sull'uomo. Con le macchine, diciamo, imbriglia il potere della natura, si possono costruire dighe, si possono costruire ponti con la certezza che non crollino, si possono fare tutta una serie di cose che poi con i secoli diventano sempre più sofisticate, si va veloci sul mare, si vola, diciamo, senza le macchine industriali non avremmo potuto volare. E quindi ciò che viene fatto è conseguito è il potenziamento delle capacità fisiche dell'uomo. Le macchine industriali sono il potenziamento dei muscoli dell'uomo. Se con un aratro guidato da un bue io posso arare una certa quantità di terreno, con un aratro meccanico è come avere diciamo, al mio comando decine e decine di persone che guidano aratri meccanici. Quindi c'è un potenziamento delle capacità fisiche. Il progresso continua, passano un altro paio di secoli, vengono costruiti circa 800 miliardi di macchine industriali e arriva la terza rivoluzione a metà del 1900 circa, in realtà un po' prima che la metà, che è la rivoluzione informatica, che sembra essere da principio un altro tipo di rivoluzione industriale, ma poi si rivela molto più potente proprio per ciò che ho detto prima, perché la rivoluzione informatica permette di elaborare le rappresentazioni di fatti e quindi rischia di spezzare il potere dell'intelligenza umana, cosa che vediamo, diciamo, in questo momento.
questi ultimi 2 anni, no? Con tutto questo gran parlare che si fa di intelligenza artificiale, di cose estremamente sofisticate che sono in grado di fare i sistemi di appunto, intelligenza artificiali, che sembrano davvero, diciamo, diciamo, che sembrano davvero che possano dominarci. Ricordiamo che fino appunto all'invenzione diciamo, del laboratorio elettronico, la manipolazione di rappresentazioni di fatti era una cosa che potevamo fare soltanto noi. Quindi qui c'è un potenziamento delle capacità intellettive e per questo io nel mio libro le ho chiamate macchine cognitive, perché sono macchine che ci rendono possibile fare di più in termini cognitivi, e qui sottolineo che questo termine cognitivo si riferisce strettamente agli aspetti razionali, logico-razionali della cognitività, che non è l'unico modo con cui noi possiamo conoscere, è certamente un modo importante. Ora, quindi, vi rendete conto che qui abbiamo sicuramente diciamo una rivoluzione estremamente potente sulla quale, così come nei secoli scorsi abbiamo introdotto lo studio di fisica, chimica e biologia delle scienze nella scuola, dovremmo introdurre lo studio nella scuola, non però del digitale, lo studio dell'informatica, perché la disciplina scientifica che è alla base del digitale è nell'informatica. C'è un problema, no? Che vi espongo invitandovi a fare questo esperimento mentale. Pensate, insomma, l'Italia del dopoguerra, un paese distrutto, viene, diciamo, messo a punto questo piano per lo sviluppo industriale e, diciamo, non avviene così da solo, no? Devi formare tecnici, quadri, gli ingegneri, gli scienziati che ti permettono di ricostruire il paese. Ecco, in questo esperimento mentale voi immaginate che il programma di matematica che si fa nell'intera scuola copra solo l'aritmetica elementare, cioè i ragazzi finiscono il liceo in questo esperimento mentale nell'immediato dopoguerra dell'Italia, che conoscono solo l'aritmetica elementare. Poi devono andare all'università e uno deve partire da quell'aritmetica elementare per insegnargli appunto le equazioni differenziali, diciamo, la meccanica razionale diciamo, per chi deve costruire le reazioni chimiche, eccetera, eccetera. È un compito non facile, no? Fortunatamente non era così, perché la matematica, diciamo, ha millenni di storia, quindi la matematica è sempre stata, ha sempre fatto parte diciamo, dell'istruzione attraverso i secoli, e quando, diciamo, l'istruzione è diventata obbligatoria, ha fatto parte dell'istruzione fin dai primi anni di scuola, e quindi fortunatamente, diciamo, nel dopoguerra abbiamo potuto formare tutti i tecnici, ingegneri, scienziati che ci servivano, perché eravamo su un programma di matematica solido. Non è così però per l'informatica, e purtroppo non è ancora così, anche se recentemente, diciamo, l'Unione Europea ci ha dato una indicazione molto importante, perché il 23 novembre scorso ha approvato questa raccomandazione che appunto raccomanda agli Stati membri, e queste, diciamo, le parti in corsivo sono tutte citazioni letterali, raccomanda agli Stati membri di supportare un'istruzione di alta qualità in informatica nella scuola primaria e secondaria, quindi fin dall'inizio, facendo particolare attenzione a partire all'inizio della scuola dell'obbligo, con chiari obiettivi di apprendimento, tempo dedicato, valutazioni strutturati, perché tutti gli studenti devono sviluppare le competenze digitali attraverso metodi scientificamente ben fondati. E aggiunge, cosa, diciamo, da non sottovalutare, che l'insegnamento dell'informatica venga fornito da insegnanti qualificati, che è un tema fondamentale, perché io potrei anche inserire l'informatica come materia nella scuola oggi, dopodiché il problema è che non abbiamo insegnanti per insegnarla, perché, diciamo, non l'hanno mai studiata nel loro percorso di studio, non l'hanno mai studiata nel loro percorso professionale. Questo dal punto di vista europeo, questa raccomandazione europea è un importante cambiamento di paradigma, perché fino appunto ad essa, fino alla sua raccomandazione, fino all'approvazione di questa raccomandazione, come ricorda anche il documento tecnico di accompagnamento, mentre a livello internazionale c'era una tendenza chiara per includere l'informatica come parte dei curricoli nazionali,
sul nostro continente si era rimasti in ritardo su questa tendenza. Quindi questo lo riconosce la Commissione, perché ci si era focalizzati sull'alfabetizzazione digitale, le famose competenze digitali, il famoso DigComp, no? Di cui tutti sentono parlare nella scuola. Quella non è la strada corretta per insegnare l'informatica e formare gli studenti in modo buono alla transizione digitale. E l'altro aspetto era la digitalizzazione dell'insegnamento, insomma, l'utilizzo delle LIM, l'utilizzo dei dispositivi digitali, che per carità è importante perché può essere utile, ma di nuovo non è il nucleo di formazione culturale, di formazione scientifica sulla materia che è alla base diciamo, della rivoluzione digitale, della transizione digitale, degli sviluppi che abbiamo in questo momento. Questo, diciamo, risultato è avvenuto grazie all'azione che io con molti colleghi europei, col nostro Laboratorio Nazionale di Informatica, scusate, c'è quest'altro riconoscimento da parte della Commissione, è che se ci si concentra soltanto sull'alfabetizzazione digitale, si hanno i mezzi per usare le tecnologie digitali, ma non hanno la capacità di creare, controllare e sviluppare, no? È come saper guidare la macchina. Ricordate la famosa patente europea del computer, no? Ora, si chiamava patente perché era l'analogo della patente automobilistica. Quindi io prendo la patente automobilistica per imparare a guidare la macchina, ma non so progettare un motore, non so progettare un sistema di illuminazione dell'automobile, non so progettare un sistema guida dell'automobile, ok? La so guidare, ma non so creare e controllare, e quindi sono chiaramente in posizione subalterna di chi invece queste cose le ha. Quindi la Commissione europea, e poi il Parlamento l'ha riconosciuto, approvando questa raccomandazione, riconosce che le competenze digitali, il DigComp da solo, non basta se non diamo la capacità, diciamo, se non formiamo tutti i cittadini allo studio dell'informatica. Questo, dicevo, appunto, è accaduto grazie all'attività che io diciamo, in Italia con il Laboratorio Informatica Scuola e in Europa con la Coalizione Europea, scusate, Internazionale Informatics for All abbiamo fatto per tanti anni, proprio per diffondere la cultura scientifica dell'informatica, svolgendo attività di ricerca e formazione sulla didattica dell'informatica e cercando di far sì che si conosca l'informatica come disciplina scientifica nella scuola, purtroppo. Purtroppo, insomma, lo devo dire con grande dispiacere, anche con tutti questi diciamo, soldi che stiamo spendendo con l'attuale PNRR nelle scuole, io vedo la grandissima maggioranza dei casi, quello che accade è si comprano strumenti e dispositivi e si insegna ai ragazzi a usarli. Di nuovo, insomma, non è in sé per sé una cosa negativa, non è che gli fa male, però non è quello che serve sul lungo periodo, anche perché sappiamo bene che nel mondo digitale lo strumento che uso oggi non è lo strumento che userò fra 5 anni o ancora di più. Noi come laboratorio informatica scuola abbiamo da tanto tempo fatto una proposta, diciamo, che trovate qui a questo indirizzo indicato, che è la pagina web del laboratorio, una proposta di indicazioni nazionali per insegnare l'informatica nel primo ciclo e nei primi 2 anni del secondo ciclo, quindi nei 10 anni dell'istruzione obbligatoria, diciamo, facendo attenzione sia agli aspetti di disciplina di base che di disciplina di interesse trasversale, che consente appunto ad altre discipline di rendere espliciti certi processi che altrimenti devono essere solo descritti, per esempio la simulazione di sistemi fisici, la simulazione di sistemi biologici. Vabbè, ha una struttura su 5 ambiti, ma se siete interessati potete andare a guardarla e approfondirla da soli. L'altra, diciamo, attività che stiamo facendo con il laboratorio, il progetto Programma del Futuro, che immagino tutti voi dovreste conoscere, magari qualcuno non lo conosce, quindi è utile che lo segnalo, perché, diciamo, lo segnalo a questo scopo, perché è un progetto che è ormai al suo 11° anno e porta su base volontaria in tutte le scuole, diciamo, dei materiali affinché gli insegnanti più volenterosi, per tutti i livelli di scuola, dalla primaria fino, diciamo, alla secondaria, possano cominciare a portare i primi semi dell'informatica come disciplina scientifica. Abbiamo, diciamo, già più di 40.000 insegnanti iscritti, coinvolgiamo ogni anno 3 milioni di studenti, insomma, è una cosa stabile, per cui se non lo conoscete andate a dare un'occhiata al sito si chiama proprio programmaelfuturo.it.
Da poco abbiamo avviato anche un convegno nazionale di didattica dell'informatica in cui sia docenti che sperimentano l'insegnamento dell'informatica, docenti di scuola, che ricercatori universitari che fanno ricerca sulla didattica dell'informatica si incontrano per discutere queste problematiche, perché come accade, non so, nella matematica o nella fisica, per citare le due discipline che forse sono più attive in ambito didattico, non è così scontato che diciamo, certe cose si insegnino meglio in un modo o in un altro, quindi è importante discuterle. Quest'anno l'abbiamo fatto a Genova, proprio, diciamo, è finito proprio domenica scorsa. Il sito è quello indicato là, www.itadinfo.it, e quindi ve lo segnalo di nuovo se chi di voi può essere, diciamo, è interessato a questi aspetti di didattica dell'informatica, è sicuramente un appuntamento importante da seguire. Torniamo adesso a alcuni concetti fondamentali dell'informatica, di cui dirò davvero pochissimo, perché no, altrimenti dovrei fare un intero corso universitario, però sono tutte cose che ho approfondito nel mio libro. A partire diciamo, dall'aspetto della rappresentazione, che in realtà vi ho già illustrato, no, sottolineando come il modo con cui noi rappresentiamo i fatti del mondo è un modo del tutto arbitrario, che non ha alcun significato intrinseco, quindi possiamo sceglierlo come meglio riteniamo ai fini della nostra elaborazione. Infatti, poi, diciamo, nei sistemi informatici si usa la rappresentazione binaria. Il secondo concetto fondamentale è quello di automa e linguaggio, e qui vedete uno schema astratto di alto livello di un automa. Automa è il termine tecnico che usiamo nell'informatica per parlare di un meccanismo che esegue automaticamente delle istruzioni. Questa, diciamo, che vedete raffigurata qua è l'architettura nota anche come architettura di Turing von Neumann, che vede una memoria, detta anche a programma memorizzato, perché nella memoria c'è il programma e ci sono anche i dati in realtà. Poi c'è l'unità aritmetico-logica che dà quel minimo di operazioni matematiche e logiche di base, tutte le altre possono essere ricavate attraverso programmi. E poi c'è l'unità di controllo che è guidata dal programma e manipola, secondo le istruzioni che sono scritte nel programma che sta in memoria, l'unità aritmetico-logica. Quindi questi tre grandi blocchi sono quello che è un automa. Ripeto, non entro nel dettaglio se non per dire che quello che fa l'unità di controllo è rappresentato in questo automa stati finiti, che è un formalismo dell'informatica abbastanza semplice. Le palline, le palle, le bolle sono stati, le frecce sono transizioni. Su ogni freccia c'è una doppia etichetta, un evento che fa scattare, cioè fa eseguire la transizione prima della barra, e dopo la barra c'è l'azione che viene fatta. Quindi in alto a destra c'è la palla che rappresenta l'inizio di questa, da dove parte questa unità di controllo. Quando c'è l'evento di avvio del programma, allora l'azione è leggere l'istruzione a un certo indirizzo particolare che qui è indicato come IC. Quindi si passa nello stato di istruzione letta, nello stato in cui viene letta l'istruzione. Quando l'istruzione è letta, allora si aumenta di 1 il valore, diciamo, di questo IC e poi si esegue l'istruzione. L'istruzione, che viene eseguita all'unità di controllo, diciamo, non interessa, diciamo, sono i circuiti elettronici che fanno questa esecuzione, ma sostanzialmente dopo questa esecuzione due cose possono accadere. O il valore di IC rimane quello che è, oppure l'esecuzione di questa istruzione lo ha cambiato. Quindi nel primo caso, se rimane quello che è, cioè quello aumentato di 1, la macchina farà l'istruzione dopo, okay? Altrimenti salterà a fare qualche altra cosa. E questo ciclo si ripete in eterno, no? Leggi, esegui, leggi, esegui, leggi, esegui, qualche esecuzione interrompe il flusso sequenziale di istruzione del programma, a un certo punto una delle esecuzioni è l'istruzione di arresto e la macchina si ferma, va a finire nella palla di sinistra. Questo è, diciamo, il cuore, no? Come vedete, non c'è niente, poi le istruzioni sono la sequenza di bit, e quello che fa la differenza sostanzialmente è il linguaggio, no? L'automa, quello che vedete è rappresentato qui nella slide precedente. Se riesco ad andare indietro, non posso andare indietro, va bene. Quello che avevate visto eccola qua, questo qua, nella slide precedente, in questa.
e in questa successiva è l'automa e il linguaggio è quello che permette di io posso avere a fronte di questo automa che avete visto prima specificato con l'unità di controllo che avete visto dopo posso avere un comportamento molto semplice se le istruzioni che l'unità mia unità di controllo è in grado di eseguire sono la mia circuiteria più che altro, non l'unità di controllo, perché l'unità di controllo eseguire le istruzioni le fa eseguire alla macchina, ai circuiti. Se i circuiti sono molto semplici, può fare cose molto semplici. Nel libro faccio appunto un esempio, diciamo, fino al livello del bit di un automa molto semplice, oppure possiamo avere, diciamo, degli automi molto sofisticati. Le moderne CPU sono straordinariamente sofisticate rispetto alle prime diciamo, degli anni, fine degli anni 70, inizio degli anni 80, ma il meccanismo concettuale è lo stesso e anche da un punto di vista teorico ci sono i teoremi che dimostrano che la capacità di calcolo è esattamente la stessa, cioè quello che queste macchine molto semplici sono in grado di computare è lo stesso che sono in grado di computare i calcolatori più moderni. Questo esaurisce l'aspetto automa e linguaggio. Altro concetto fondamentale è quello di algoritmi e programmi su cui anche qui c'è un'importante distinzione da fare perché il termine algoritmo non è un termine nuovo, no? Sapete che deriva dal nome del matematico arabo Al-Khwarizmi, che l'ha introdotto a proposito, diciamo, di questioni algebriche, e in effetti nel mondo matematico il termine algoritmo è un procedimento la cui esecuzione è demandata a un altro essere umano. E dal punto di vista dell'informatica, questa cosa non ha senso perché l'informatica si occupa, no, l'abbiamo visto alla slide numero 2, della elaborazione automatica di rappresentazioni, quindi di trasformazioni che vanno fatte da meccanismi. Per definizione, gli esseri umani non sono meccanismi, no? Sono, diciamo, persone che hanno un cervello, un'intuizione, una creatività, magari sbagliano anche, però sicuramente non si comportano in modo meccanico. Quindi dobbiamo fare attenzione quando parliamo di algoritmo in informatica, da un lato perché appunto dobbiamo evitare di usarlo nel senso del matematico, cioè pensare a un esecutore umano. L'algoritmo dell'informatica ha senso nel momento in cui c'è un ben preciso esecutore meccanico, ok? E allora a quel punto in realtà l'algoritmo diventa un programma perché se l'algoritmo deve avere in mente un ben preciso esecutore meccanico, deve essere espresso nel linguaggio che questo esecutore meccanico deve essere in grado di comprendere, quindi è un linguaggio di programmazione. Ok? Quindi questo concetto di algoritmo e programma nell'informatica interpretato in modo rigoroso, in un certo senso collassano, diciamo, in un unico concetto, possiamo comunque considerare, diciamo, una versione, chiamiamo così, platonica diciamo, di un algoritmo informatico come una versione che è nella nostra testa e che ancora non è stata espressa, avendo noi ovviamente la consapevolezza che quando la esprimeremo dovremo esprimerla in un ben preciso linguaggio di programmazione e quindi possiamo esprimerla in tanti modi. Quindi rimane comunque questa idea di, diciamo, maggiore generalità dell'algoritmo, ma è importante capire che quando io poi esprimo l'algoritmo, di fatto sto scrivendo un programma. Quarto aspetto fondamentale, che se vogliamo è un po' più nuovo storicamente, perché nelle formulazioni teoriche dell'informatica che fecero ormai un secolo fa, negli anni 20 del secolo scorso, Turing, Church e altri teorici che misero appunto che cosa vuol dire computare meccanicamente, il paradigma di riferimento era quello della computazione di funzioni, quindi c'era una funzione, inteso in senso matematico puro, e si voleva che questa venisse calcolata. Quindi era sostanzialmente un unico agente di calcolo, un unico automa. In un secolo sono stati fatti passi da gigante con la tecnologia e a questo punto noi abbiamo una rete mondiale di agenti che calcolano in collaborazione, no? Internet non è nient'altro che questo, qualcuno dice addirittura c'è un'intelligenza collettiva nei calcolatori distribuiti su internet. Ora, questo fatto che diciamo, si possono considerare le computazioni anche in senso distribuito è un fatto particolarmente interessante perché
e sembra, diciamo, vabbè, cosa vuoi che sia, uno potrebbe pensare, un'estensione. Non è un'estensione perché certe cose da un lato diventano più difficili, da un altro diventano anche non risolvibili. Qui è raffigurato, diciamo, uno schema così molto astratto di una situazione in cui due agenti, due persone, pensiamole come agenti, devono mettersi d'accordo su qualche cosa, non so. A che ora ci vediamo per mangiare una pizza? Il problema è che le loro comunicazioni non sono certe al 100%, possono andare perdute per qualunque motivo. Okay? E in queste condizioni, cioè di comunicazioni per le quali l'emettitore della comunicazione non ha la garanzia che il ricevitore della comunicazione l'ha ricevuta. Bene, in queste condizioni non è possibile, ripeto, non è possibile raggiungere il consenso. Perché ogni volta che io mando una comunicazione, so che l'altro l'ha ricevuta soltanto quando lui mi risponde, ma lui non sa che io ho ricevuto la sua risposta e io gliela devo mandare. Dopodiché, quando gli arriverà, lui lo saprà, ma io non posso sapere se lui me la rimanda. Questo è rappresentato sinteticamente in questo diagramma. No, io Anna chiede a Bruno: sei d'accordo? Bruno risponde: sono d'accordo. Anna risponde: confermi? Bruno risponde: confermo. Adesso, se la risposta di Anna non arriva a Bruno, Bruno non ha la certezza che Anna abbia confermato. Okay? E quindi non può essere al 100% sicuro. Ora, siccome noi siamo esseri umani, dopo una certa quantità di queste interazioni, o se usiamo, non so, la spunta blu su WhatsApp che ci dà la garanzia che l'altro ha letto il messaggio, abbiamo la certezza che l'altro l'abbia letto. Ma o comunque, insomma, essendo esseri umani ed essendo la comunicazione anche un fatto sociale, magari ci rendiamo conto se l'altro è abbastanza affidabile da poterci fidare oppure no. Ma due calcolatori, che sono due meccanismi, non riescono a mettersi d'accordo in questa situazione. Quindi questo è un aspetto, quello della computazione distribuita, che è anch'esso importante. Quinto punto che è rappresentato da questo diagramma, un po' che sembra complicato, ma in realtà non è nient'altro che una serie di bambole e bamboline russe, che va il nome sotto il, diciamo, che io ho racchiuso nella presentazione iniziale sotto il concetto di virtualizzazione, fa riferimento al fatto che, appunto, a livello più basso, io ho i circuiti, quindi la scatolina più in basso, ho i circuiti elettronici che sono attivati direttamente dal linguaggio che posso usare per attivarlo, quindi il linguaggio L1, ma posso anche, come dire, inventarmi un linguaggio di più alto livello, L2, che mi permette non di dire specificamente manda questo segnale qua, manda quest'altro segnale qua e così via, ma mi permette di attivare quelli che si chiamano microprogrammi, cioè sequenze di attivazione dei circuiti. Quindi attiva questo, poi questo, poi questo, poi questo. E quello è un microprogramma. E quindi io scrivo il programma nel linguaggio L2. Ma poi posso fare ancora di più. Posso inventarmi un linguaggio ancora di più alto livello, quello che è chiamato linguaggio assemblativo o assembly, che è il linguaggio in cui effettivamente si programmava agli inizi e ancora in qualche rarissimo caso si programma. Perché nel linguaggio assemblativo io ho sequenze di microprogrammi, quindi io, essere umano, scrivo nel linguaggio assemblativo L3, poi c'è una traduzione verso quello dei microprogrammi, poi c'è una traduzione verso quello dei circuiti elettronici. A quel punto ho un programma che i circuiti elettronici possono eseguire perché il linguaggio è L1. E qui si sale, c'è poi il linguaggio simbolico, c'è poi il linguaggio utente, quello che noi quando tocchiamo lo schermo di uno smartphone o di un calcolatore, di fatto siamo a livello L5, no? Livello di linguaggio utente. Ma tutto questo conduce diciamo, aprire le bamboline. Questa è una virtualizzazione, cioè la macchina con cui noi interagiamo, quella di più alto livello, non esiste, è una macchina virtuale, è quella che adesso troviamo sul cloud. E in questo modo, ad esempio, io sul cloud posso interagire con un calcolatore che sembra essere un calcolatore fatto dalla Apple, ma in realtà magari è un calcolatore fatto da qualcun altro, ha dei chip completamente diversi, perché è stato virtualizzato con questo meccanismo di scatole, di bambole cinesi, una incastrata dentro l'altra. E questo, diciamo, è un altro concetto estremamente potente dell'informatica. Ripeto, oggi lo vediamo dappertutto, perché tutti parlano di cloud, ma non è nient'altro che quello, appunto, che
All'inizio abbiamo cominciato a fare, come dire, elevando il livello dei programmi che dovevamo scrivere da quello dei circuiti elettronici a microprogrammi, linguaggi assemblativi e così via. Ultimo concetto fondamentale per l'informatica che vi voglio far vedere è quello della dualità tra dati e programmi, e ve lo illustro con un esempio che è quello di una computazione autoreplicante, cioè una computazione che si replica ed è da un punto di vista culturale particolarmente importante, perché questo è quello che fanno gli organismi biologici, no? Voi sapete che perlomeno nella replicazione basata su DNA, il DNA è fatto, sono le due eliche intrecciate, si staccano e ognuna delle due può, diciamo, generare una copia di se stesse e costruire un altro organismo che contiene una copia del DNA iniziale. Come avviene nell'informatica? Con questo semplice linguaggio. Prima definizione, questa istruzione P uguale questo sgorbietto, questa è un'istruzione di assegnazione. Io ho messo lo sgorbietto appositamente perché non ha alcun significato. P è un nome di variabile, si assegna al nome di variabile P il valore sgorbietto. Poi un primo programma con un'altra istruzione che è l'istruzione di stampa, se questo programma ha P, a P viene assegnato il valore sgorbietto e poi stampa P, si stampa il valore di P e lì a destra vedete che l'uscita del programma è lo sgorbietto. Secondo programma, in questo caso l'istruzione di stampa non ha vicino un nome di variabile, ma ce l'ha tra doppi apici e quindi quello che accade è che non stampa il valore assegnato alla variabile, ma stampa la variabile stessa. Terzo programma, ancora una modifica, si stampa letteralmente qualcosa che è tra doppi apici e poi si stampa il valore della variabile qui, p, e quindi quello che è in uscita è p uguale sgorbietto. Ok, tutto fino a qua tutto abbastanza semplice. Adesso introduciamo un'altra definizione, che è una definizione che è abbreviazione. Invece di scrivere tre volte lo sgorbietto, io scrivo tre, quindi la ripetizione, barra sgorbietto. Ok? Adesso con questa nuova definizione scrivo quest'altro programma, P uguale 3 volte barra sgorbietto, poi stampa P e siccome 3 volte barra sgorbietto sono 3 volte gli sgorbietti, io produco 3 volte gli sgorbietti. Ulteriore programma, c'è sempre l'istruzione di stampa, ma questa volta P è tra doppi apici, quindi si stampa letteralmente P, come nel caso del programma 2 che trovate un po' più sopra. E il programma 6 è l'analogo del programma 3 con la variazione dell'abbreviazione, quindi quando vado a stampare la parte letterale tra doppi apici, quella viene stampata ugualmente e il valore è, diciamo, è un valore diverso e sono i tre sgorbietti uno dopo l'altro. Bene, questo è quello, tutto quello che serve e quello che trovate qua è un programma la cui esecuzione produce se stesso in uscita, quindi questo programma si replica come appunto una cellula che replica se stessa. Ci sono alcuni simboli in rosso, ma sono soltanto per farvi vedere, diciamo, attirare l'occhio su quello che c'è tra due simboli in rosso, non hanno alcun significato, potrebbero essere benissimo in nero. Ok, allora c'è all'inizio quell'abbreviazione, due volte barretta qualche cosa, tutto quello che sta fino al punto e virgola. E quindi questo vuol dire che due volte tutte quelle cose là, quelle cose, diciamo, vengono replicate due volte. Ok? Quindi se io dico P uguale due volte tutto quello che sta tra i due caratteri in rosso, vuol dire che il valore di P è questa cosa riquadrata in giallo, che, diciamo, lo potete seguire passo passo, è due volte quello che c'è in rosso, quello che c'è tra i due caratteri rossi. Ok? Quindi questo è il valore di P, quindi quando io mando in esecuzione il programma, l'esecuzione della prima istruzione P uguale due volte tutto quello che c'è tra i caratteri rossi, assegna P quella cosa che c'è nel riquadro giallo. Dopodiché passo alla seconda istruzione, la seconda istruzione è stampa una cosa letterale e questa viene stampata, e poi stampa il valore di P che è quello in giallo e quindi viene stampato. Ok? E vedete che qui in uscita, se lo guardate carattere per carattere, confrontandolo con quello di sopra, trovate esattamente il programma di prima. Quindi questo programma ha replicato se stesso. Ok?
Allora, questo, ripeto, sono alcuni dei concetti fondamentali dell'informatica che ho presentato nel mio libro, insomma, argomentandoli, discutendoli ancora di più, che secondo me dovrebbero far parte un pochino del bagaglio concettuale di ogni cittadino, insomma, così come un cittadino esce dalla scuola secondaria sapendo che i microbi agiscono in base a certe leggi biologiche e chimiche, che appunto in chimica ci sono certe sostanze che sono pericolose perché sono acidi o sono basi, ma insomma possono reagire. E diventano altro che in fisica, non so, i satelliti orbitano intorno ai loro pianeti e diciamo una serie di pianeti orbita intorno al sistema solare perché ci sono delle leggi che regolano, basate sulla gravità, che regolano tutto questo, quindi che il mondo in generale non è diciamo, un qualche cosa di incomprensibile o diretto dal volere degli dei, ma diciamo, risponde a precise leggi. Quelle che vi ho enunciato sono, diciamo, alcuni esempi di leggi che regolano il mondo digitale e secondo me è importante che anche se uno poi farà l'avvocato o il medico o il letterato o l'insegnante o insomma qualunque mestiere, sarebbe opportuno che queste cose le sapesse. Adesso io ho chiamato, diciamo, le macchine del digitale macchine cognitive che esibiscono quella che sembra una intelligenza, no? E infatti qui, diciamo, c'è la domanda se le macchine siano meno intelligenti, domanda attualissima perché appunto di intelligenza artificiale se ne sente parlare. Ora, ci sono alcuni problemi quando affrontiamo questo concetto dell'intelligenza legato alle macchine. Primo problema è che l'intelligenza è flessibilità e adattabilità per cambiare le azioni al cambiamento del contesto. Tipicamente questo le macchine non lo sanno fare e questo, diciamo, si vede anche con questi strumenti di intelligenza artificiale generativa che sono stati addestrati su tutto lo scibile attualmente contenuto nel mondo, ma se voi gli chiedete qualcosa di un po' diverso diciamo, da quello su cui sono stati addestrati, non riescono a generalizzare e andare al di fuori del loro dominio. E questo, diciamo, è un primo problema. Un secondo problema è che queste capacità sono completamente razionali e non hanno un corpo e quindi non capiscono niente di quello che accade nel mondo e si basano semplicemente su sequenze di rappresentazioni di sequenze di eventi in cui tutto quello che c'è al contorno viene del tutto ignorato e questo può condurre a pericoli enormi, che sarebbe come se un medico curasse un paziente senza visitarlo soltanto sulla base dei risultati degli esami. E i risultati degli esami sono importanti, ma se io non vedo il paziente, non lo guardo, non lo visito, non gli chiedo appunto qual è la sua storia, non gli chiedo come si sente, è del tutto sbagliato, no? Si rischia di errori terribili. Vi faccio solo un esempio in campo giuridico di come appunto questo essere ingabbiati nei dati che sono stati raccolti in passato ci costringono a seguire il futuro obbligatoriamente, perché se uno pensa che quello sono tutto il mondo, io devo andare avanti in quel modo. Allora, è uscito qualche anno fa questo articolo da cui sembrava che dopo pranzo i giudici del tribunale fossero più benevoli nel trattare i condannati. Questo, diciamo, è un caso di concessione della libertà su parola, e quindi quando diciamo una persona viene arrestata alla prima udienza e capire se lui è così pericoloso che deve essere tenuto in cella in attesa di giudizio oppure se può essere lasciato a piede libero. Quindi si trattava di questi casi qua. Quello che si era visto quello che si era visto era che sembrava che i casi decisi dopo pranzo fossero più favorevoli a chi era sotto accusa, a quel chi era stato arrestato. Il che può essere ragionevole, perché se uno pranza, fa un pranzo rilassato, diciamo, si distende, è in uno spirito d'animo più positivo, più ottimista, ci potrebbe stare. Okay? In realtà, non era questo il motivo, c'erano altri motivi organizzativi. E i motivi organizzativi erano che diciamo, quelli che dovevano essere giudicati venivano raggruppati per giurisdizione.
In ogni giurisdizione ci stavano, diciamo, i detenuti che avevano il loro avvocato personale e i detenuti senza avvocato personale con avvocato d'ufficio. Ora, normalmente l'avvocato personale è quello che io pago di tasca mia ed è un po' più motivato a fare il mio interesse, diciamo, di quanto può essere l'avvocato d'ufficio, che comunque mi difenderà assicurandosi che non vengano violate le mie libertà costituzionali, che vengano rispettate le regole. Però è chiaro che, insomma, è una cosa che fa così, pro bono e quindi non viene pagato. Ora, la giuria, diciamo il giudice, sentiva prima i detenuti che avevano l'avvocato personale e dopo quelli con l'avvocato d'ufficio. E l'organizzazione era tale che si esaminavano una serie di giurisdizioni. Poi c'era la pausa del pranzo e poi si ricominciava con una nuova giurisdizione. Quindi dopo pranzo quelli che venivano esaminati erano tutti, diciamo, detenuti con l'avvocato personale. E quindi è ovvio che mediamente, diciamo, il detenuto con l'avvocato personale veniva giudicato meglio e questo era il motivo vero, non che i giudici, essendo andati a pranzo, fossero meglio disposti. Okay? La macchina che ha guardato solo i dati non sa niente di tutto questo e quindi possa pensare che sia legato al pranzo, ma non era così. Questo è uno dei motivi, per esempio, per cui in Francia è vietato fare analisi sull'attività dei magistrati, ovvero voi non potete analizzare, cioè per conto vostro potete farlo, però non potete pubblicare dati che dicono questo giudice in questo tipo di casi, con questo tipo di detenuti, ha assolto l'80% delle persone, perché questo costituisce una indebita pressione verso il giudice nel rifare lo stesso tipo di cose, che è estremamente, estremamente negativo. Perché? Perché il libero arbitrio è una delle cose più preziose che noi abbiamo come esseri umani, cioè noi siamo esseri liberi perché possiamo liberamente decidere. Se abbiamo dei sistemi che decidono senza avere un corpo, senza conoscere niente dell'essere, diciamo, di cosa vuol dire esseri umani, questo di fatto vuol dire un mondo, avere un mondo disumanizzante. È quella che ha chiamato Giuseppe Longo, che è un informatico teorico italiano che lavora in Francia da tantissimi anni, ha chiamato la follia computazionale, perché nel mondo digitale non esistono fluttuazioni impercettibili. Quando voi fate ripartire il calcolatore no, rifate il boot, riparte da una stessa condizione e rifarà esattamente le stesse cose, no? Rifare la stessa sequenza di azioni e aspettarsi un risultato diverso è follia, diciamo, non è una cosa ragionevole, ma è quello che fa effettivamente il calcolatore. Mentre invece nel mondo biologico, non essendoci questa distinzione tra hardware che esegue il software e software che specifica le cose, è tutto insieme. Queste fluttuazioni esistono e possono condurre a risultati diversi. Per questo, questa in corsivo è la citazione esatta di questo, diciamo, di un pezzo dell'articolo di Giuseppe Longo di cui vi ho detto, che diciamo, vivono i sistemi digitali, vivono in questo incubo in cui si rifanno ogni giorno esattamente le stesse cose, no? Come quel famoso film di cui non ricordo il titolo, il cui protagonista ogni giorno si risvegliava e faceva esattamente le stesse cose. Insomma, è un incubo effettivamente per noi. Quindi, di quale intelligenza stiamo parlando? Si parla di intelligenza artificiale, il che come termine non è bellissimo, perché dà l'idea che sia una intelligenza realizzata in modo artificiale, così come io quando parlo di cuore artificiale, sto parlando di un meccanismo che fa le funzioni del cuore solo realizzato artificialmente. In realtà il termine più preciso sarebbe intelligenza meccanica o intelligenza delle macchine, perché allora vi farebbe capire che come una certa funzione viene realizzata meccanicamente, e allora uno si rende conto che l'intelligenza non può essere realizzata meccanicamente, perché l'intelligenza ha tante dimensioni, non ha soltanto quella logico-razionale, a quella emotiva, a quella sociale, e tutte queste cose sono cose che sfuggono alla descrizione meccanica. Inoltre, le informazioni sul mondo vengono percepite attraverso un corpo fisico. Questa, diciamo, è un'osservazione che ha messo in luce un filosofo
americano Thomas Nagel, che negli anni 50 ha scritto un articolo dal diciamo, suggestivo titolo Cosa si prova a essere un pipistrello? Perché effettivamente noi non sappiamo cosa vuol dire essere nel mondo nel corpo di un altro animale. In realtà noi non sappiamo neanche cosa vuol dire essere nel mondo con il corpo di un'altra persona, perché noi conosciamo il mondo solo attraverso il nostro corpo fin dalla nostra nascita, quindi certe cose non sono conoscibili. Possiamo ipotizzare che essendo tutti appartenenti alla stessa specie lo vediamo nello stesso modo, ma è chiaro che il corpo è fondamentale per determinare quello che noi acquisiamo e non possiamo sapere come, insomma, anche per parlare a un cane che è l'essere più vicino a noi, vede il mondo. Inoltre, e questa è un'osservazione di Antonio Damasio, un neuroscienziato portoghese, quello che è stato messo in luce dalle più recenti scoperte della medicina è che il sistema nervoso che diciamo, dalle estremità del nostro corpo o diciamo, dai nostri sensi porta segnali al cervello è direttamente a contatto con la situazione corporea e quindi è influenzato da quello che c'è nel nostro corpo. Quindi anche quando noi vediamo o sentiamo come con il tatto o sentiamo con le orecchie, i segnali sono alterati a seconda dello stato del nostro corpo. Quindi è chiaro che quello che si costruisce come rappresentazione nel nostro cervello del mondo esterno è una cosa che dipende, fatto numero uno, osservazione di Nagel dai nostri sensori fisici e dipende, fatto numero due, osservazione di Damasio, dal corpo che abbiamo. Quindi è chiarissimo che questa è la nostra specifica intelligenza ed è completamente diversa dall'intelligenza che può avere diciamo, una macchina che non ha un corpo, ma se anche avesse un corpo, come diciamo, dovrebbe non soltanto avere un corpo, dovrebbe avere consapevolezza del corpo che si sente, ok? Questa autocoscienza delle macchine cognitive non sappiamo se ci sarà mai, se sarà mai raggiunta. Quindi sono un po' in ritardo, quindi diciamo adesso salto qua. Ricordo che questo non vuol dire che noi non dobbiamo usare le macchine, no? Questa citazione di Eliot, che è il presidente di Harvard tra fine 1800 e primi del 1900, è importante. Se possiamo fare delle cose con delle macchine, non dovremmo utilizzare degli esseri umani. Questo è giusto, giustissimo. Quindi adesso non so, abbiamo macchine, queste più nuove dell'intelligenza artificiale generativa, che possono fare cose molto sofisticate. Se le fanno bene, va bene usarle, perché diciamo ci alleviano la fatica. Però poi noi è importante capire che noi come esseri umani abbiamo tante altre dimensioni che sono importanti, no? Ne elenco alcune: compassione, solidarietà, immaginazione, umorismo. E quindi arrivo qua, ok? Perché vi voglio parlare un poco poco di intelligenza artificiale che sta avendo il grande merito di far capire a tutti che l'informatica è importante, anche se molti pensano che l'intelligenza artificiale sia una cosa, l'informatica sia un'altra. Quindi fa capire che l'informatica è il potenziamento delle capacità cognitive delle persone, perché io chiedo, non so, a ChatGPT, mi sintetizzi che cosa si sa sulla rivoluzione francese e me lo scrive, però alla fine sarà, e questa è un'osservazione di Benedict Evans, che è diciamo, un investitore americano, che ritiene che sarà alla fine, tra un po', quando maturerà e si diffonderà, sarà una tecnologia abilitante che avranno tutti e quindi in sé per sé non farà differenza. Così come è accaduto quando si sono diffusi le basi di dati relazionali negli anni 80 e 90, sono diventati componenti standard, e quello che farà la differenza sarà la capacità di usare questa componente standard a seconda dei dati che uno ha per capirne gli usi sui quali è più efficiente, e questo dipenderà da azienda a azienda. L'esempio che lui fa è che nessuna delle grandi aziende che negli anni 80 e negli anni 90 realizzavano i database relazionali è una delle grandi aziende di adesso, no? Le grandi aziende di adesso sono aziende che hanno fatto altro, il che non vuol dire, insomma, che aziende tipo la Oracle, che fa, diciamo, uno dei database relazionali più utilizzati, non sia, insomma, non sia Florida, che però non è il fattore determinante. Quindi, da un punto di vista educativo, in realtà, ciò che è importante per il cittadino medio è studiare l'informatica,
più che studiare l'intelligenza artificiale, anche perché l'intelligenza artificiale è estremamente sofisticata. L'esempio che faccio è quello della trigonometria, che permette di fare cose che sembrano magiche, perché io sto sulla riva del mare, vedo due navi in mare e con la trigonometria calcolo la distanza tra di loro. Sembra, diciamo, magia, in realtà è pura matematica che però richiede, prima di arrivare a capirla, diciamo, un bel po' di matematica prima. L'intelligenza artificiale, di nuovo, la posso usare come strumento, ma se io voglio capire come fa quelle cose, devo studiare un bel po' di informatica. E mediamente a cittadino qualunque serve molto di più capire l'intelligenza artificiale, scusate, capire l'informatica e poi, se vuole, può usare qualche strumento dell'intelligenza artificiale. Quello di cui si parla sono appunto model, che sostanzialmente sono dei memorizzatori estremamente potenti. Diciamo, ormai le ultime versioni hanno letto tutti i dati digitali che sono a disposizione del mondo e quindi sono in grado di fornire quello che chiamo un autocompletamento estremamente potente. Cioè, voi gli fate una domanda e a questa domanda vengono agganciate risposte che sono statisticamente plausibili. E siccome sono a un livello, ripeto, hanno raccolto tutti i dati che ci sono in giro nel mondo, è chiaro che sembrano avere una competenza pari a quella delle persone. Però, a meno che voi non conosciate se la risposta è corretta, non vi potete fidare. Questo, diciamo, è un problema ancora non risolto, e ormai l'intelligenza artificiale generativa è a livello di massa, diciamo, almeno da 3 anni. Non potete fidarvi, perché questo essere basato su aspetti statistici fa sì che le loro risposte siano risposte statistiche, quindi statisticamente probabili, ma non esatte. In alcuni casi io voglio, se sto facendo matematica, se sto facendo informatica, voglio risposte esatte, non voglio risposte plausibili. Vi faccio un paio di esempi, perché secondo me niente più di un esempio può far capire queste cose. Voi conoscete certamente quegli indovinelli logici, perché insomma si fanno quando uno è bambino, no? Dell'uomo che sta sulla riva del fiume con una barca, ci sta un lupo, una capra e un cavolo. Nella barca può portare uno solo per volta e deve evitare di lasciare da sola la capra col cavolo e il lupo con la capra, perché appunto capra si mangia il cavolo e il lupo si mangia la capra. Bene, questo è un indovinello e si possono fare variazioni di questo indovinello. Allora, io ho fatto dapprima a ChatGPT qualche giorno fa l'indovinello base e poi gli ho fatto questa variazione. E un uomo e una donna sono sulla riva del fiume. L'uomo ha una barca, come possono arrivare entrambi sull'altra riva? E ChatGPT risponde, ecco appunto, è simile a quello di prima, ma aggiunge questo fatto. Ecco una possibile soluzione. E qui fa un'assunzione che io non gli ho dato, ma lui la prende perché? Perché, diciamo, in tutte quelle centinaia di miliardi di schemi di memorizzazioni, quelli che hanno questo vincolo sono statisticamente preponderanti e quindi lui me lo aggiunge. Sarebbe come, diciamo, se il giorno che voi interrogate qualcuno, siccome la vostra tipica domanda contiene un elemento, l'alunno risponde tenendo presente quell'elemento che non è presente nella vostra domanda in quel momento. E voi giustamente gli dite: scusa, ma io questa cosa, no? Non te l'ho chiesta, non fa parte della cosa. Bene, primo fatto strano, quindi fa questa assunzione, poi dice una cosa corretta, l'uomo attraversa il fiume con la barca e la lascia sull'altra riva, e poi c'è questa, diciamo così, sboccio di creatività, ritorna indietro a piedi alla riva di partenza e quindi, come dire, assume che il fiume sia poco profondo, abbastanza profondo per attraversarlo in barca, ma non così profondo che non si possa tornare in piedi, oppure c'è qualche altro modo. Di nuovo un'assunzione del tutto irragionevole, del tutto, diciamo, così, non legata ai dati di partenza. Terza domanda: la donna poi prende la barca. Ora, se l'uomo è andato di là con la barca ed è tornato a piedi dove stava, e lì c'era la donna sta qua, la barca è rimasta di là, la donna non può prendere la barca per attraversare il fiume. Ok? E poi conclude: adesso sia l'uomo che la donna sono sull'altra riva del fiume, e di nuovo questo, diciamo, non l'ho evidenziato in giallo, però siccome l'uomo era tornato indietro, come va sull'altra riva del fiume? No? È volato, insomma, è scomparso ed è riapparso.
ne faccio vedere un altro. In questo caso gli do un elemento in più. La barca è attaccata a una fune. C'è GPT, dice, ah, questa è, diciamo, una cosa nuova, ecco come possono fare. L'uomo sale nella barca tenendo la fune e attraversa. Non è necessario che tenga la fune in mano, ma va bene. Questo, diciamo, è una di quelle cose che, come dire, non è critica, non è un elemento gratuito e sbagliato. Dopodiché, però, avendo raggiunto l'altra riva, tira la barca indietro verso la donna usando la fune. E questo dimostra una, come si dice, sofisticata competenza linguistica, ma assoluta incompetenza semantica, perché noto che le funi possono essere usate per tirare verso di noi, non per spingere indietro. Io per spingere indietro devo avere un bastone, una pertica. Ok? E dopodiché la donna sale sulla barca e attraversa, e in questo modo l'uomo e la donna attraversano entrambi con successo il fiume uno per volta. E di nuovo, se ci fate caso, questo uno per volta non fa parte della soluzione, no, che io ho chiesto. Diciamo, quello che io mi aspetto, diciamo, da una persona normale che ragiona, a fronte dell'indovinello lì scritto in grassetto, l'uomo e la donna salgono sulla barca e vanno dall'altra parte. È ovvio che se quelli sono tutti gli elementi che ci sono, la soluzione più semplice è questa. Ecco. Queste sono le cosiddette allucinazioni della, diciamo, dell'intelligenza artificiale, e quindi, insomma, bisogna sapere quello che si fa, altrimenti non si è in grado di capire se quello che arriva è corretto. Il problema è che in questi strumenti non c'è la rappresentazione simbolica di concetti e relazioni. Per esempio, il concetto di fune e il fatto che la fune può solo tirare, non può spingere, non è rappresentato simbolicamente, è solo memorizzato in tantissimi esempi. E se non c'è la rappresentazione simbolica, quella che noi costruiamo, quella che il bambino, man mano che impara il linguaggio, costruisce nel suo cervello, perché il bambino non ha bisogno di essere esposto a miliardi di esperienze, è rapidamente in grado di astrarre e costruire simboli che rappresentano il significato delle cose. Quindi, fatto numero uno, non c'è questa rappresentazione simbolica. Fatto numero due, non c'è capacità di ragionare al di là di quello che gli è stato dato come esempi. Quindi, se io, cioè, fornisco un tipo di esempio tipo questi che io mi sono inventato, quei due esempi di indovinelli che io mi sono inventato, che non ci sono nell'addestramento, il sistema non è in grado di farlo. Come conseguenza di questi due fatti, le macchine, diciamo, gli LLM, quindi l'intelligenza artificiale generativa, tende ad allucinare, cioè a inventare cose che non esistono, ma che sono statisticamente plausibili. Però, ripeto, diciamo, se io devo risolvere un problema, non voglio una soluzione statisticamente plausibile al problema, voglio una soluzione del problema reale, non, diciamo, una soluzione che potrebbe essere buona perché ha risolto una variante del problema. Ok? Servirà per questo un approccio ibrido, la ricerca su questo è molto attiva e vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi e prossimi anni, che è l'accoppiamento di ragionamento simbolico e apprendimento statistico. Ultima slide per concludere. Per gli educatori, per gli insegnanti e per... manca un pezzo, ah, eccolo qua, no, era nascosto. Per gli insegnanti sia di scuola che di università. Allora, certamente i compiti a casa sono sempre meno importanti, perché comunque io sono assolutamente contro l'idea di proibire, diciamo, agli studenti le cose, perché tanto, a meno che non siano cose pericolose, è chiaro, perché tanto i ragazzi tra di loro parlano, vanno a casa, ci sono gli amici, quindi con queste cose ci giocano, le usano. E che il che vuol dire che è inutile, almeno di avere, insomma, il ragazzo modello che va a casa e lui, diciamo, non tocca il suo smartphone e fa i compiti da solo, è inutile dare i compiti a casa. Diventa invece sempre importante lavorare in classe, perché lì, nel lavoro in classe, io posso interagire con i miei studenti, con i miei allievi e farli lavorare. Ovviamente questo richiederebbe classi più piccole, richiederebbe più insegnanti, e qui c'è, diciamo, chiamiamo così, il risvolto politico-sociale di questi aspetti, no? Cosa vogliamo? Una società in cui l'insegnante scompare o è ridotto ad avere magari, insomma, classi di 100 alunni perché ha 5 assistenti automatici, o vogliamo
un mondo in cui invece le classi sono più piccole e gli allievi sono davvero seguiti da insegnanti preparati e motivati. Ecco, questo diciamo è un tema che esula dalla tecnologia, ma è un tema che la scelta tecnologica ovviamente influenza. Io ne ho parlato in questo articolo scritto qua, no? Il mostrare qui e ora che cosa si sa e si è capaci di fare. Certamente l'intelligenza artificiale generativa è utile per tutti quei casi in cui dobbiamo creare qualcosa di nuovo, perché creare qualcosa di nuovo cioè di nuovo non deve essere drammaticamente nuovo. Variazioni di quello che io ho sono comunque faticose da creare. Se io ho una macchina per crearle, perché devo farle a mano, no? Ricordate la citazione del presidente di Harvard che vi ho detto prima. Quindi, per la fase di generazione, l'intelligenza artificiale generativa è estremamente potente. Insomma, anch'io, se devo generare un nuovo compito d'esame o devo generare compiti di esami che sono simili ma diversi perché gli alunni li mettono, diciamo, per file e quindi non voglio che sbircino sul foglio del vicino, beh, queste variazioni le faccio generare all'intelligenza artificiale generativa perché è ovvio che mi fa faticare di meno. Le devo comunque controllare, però è come nella traduzione, fatico di meno. Io ormai, se devo tradurre un testo tra l'inglese e l'italiano, che sono due lingue che conosco bene, non lo faccio più da zero, lo faccio utilizzando uno di questi sistemi e poi vado a correggere. Ma se dovessi tradurre da o verso il cinese, potrei farlo soltanto per avere una vaga idea. Non mi metterei mai a insegnare il cinese, diciamo, facendomi aiutare dall'intelligenza artificiale generativa, perché non saprei, non avendo il controllo della materia, non saprei se è giusto e corretto. Quindi la responsabilità ultima è sempre del docente. Certamente sono strumenti che possono essere utili se si conosce il proprio dominio, e questo è vero poi al di là del dominio diciamo, dell'insegnamento. Anche chi li usa in azienda ha senso che li usi se conosce bene ciò di cui sta parlando. Se non lo conosce, è meglio che non li usi perché l'errore è sempre in agguato.